Ci troviamo ad Altavilla Silentina con Antonio Matrone, meglio conosciuto come Olione. Antonio, come nasce questa passione di portare avanti questo tipo di tradizioni popolari? E nasce perché queste sono musiche che si sono tramandate sempre dai più anziani ai più giovani, e come infatti mio nonno mi ha trasmesso questa cosa, e io cerco di portarlo quanto più lontano il possibile, sicuramente ai giovani, perché si tramanda così. La presenza di diversi ragazzi dimostra appunto come anche le nuove generazioni siano interessate a questo tipo di musiche del sud. Sì, attualmente sono bei momenti, soprattutto anche nell'università, nei giovani. Se qualche volta vi capita di venire a qualche festa, soprattutto di Tamurriata, ci stanno tantissimi e tantissimi giovani che si stanno appassionando a questa tamborra, a queste castagnette fisarmoniche e il ballo. Perché è molto importante, perché senza il passato non può esistere il futuro. Giovanna è l'organizzatrice di questi incontri di musiche popolari. Giovanna, come nasce la tua idea? La mia idea nasce dalla passione per la musica popolare, quindi per la passione di conoscere le tradizioni, quelle tradizioni che oramai non vengono tramandate più in generazione da generazione, e quindi avevo sentito proprio l'esigenza di creare questi incontri per far conoscere anche agli altri ragazzi quello che mi appassionava.